Le video notizie di Distribuzione Moderna. Molino Rossetto, questa edizione di Tutto Food si presenta con tante novità che partono non solo dalle novità di prodotto, ma soprattutto dalla comunicazione, perché a Tutto Food presentiamo la nostra nuova vision e la nostra nuova mission che parte dall'emozione. Molino Rossetto è un'azienda che vuole emozionare e attraverso le emozioni portare la felicità nella vita delle persone. Come lo possiamo fare? Con i prodotti e quindi con tutte le nostre novità di prodotto. A Tutto Food presentiamo la nuova selezione di prodotti a base di avena, quindi i nostri cereali da prima colazione nel comodo brick. Presentiamo l'estensione di tutta la linea Pro Più e quindi protein e presentiamo tutti i nostri pancakes con farina italiana. Tra le novità presentiamo anche Vegù, è un preparato per ragù vegetale a base di proteine del pisello. Tutta la filiera di produzione è interna ed è un prodotto facile e comodo da utilizzare in casa. Sono pronte in 5 minuti per il microonde per essere utilizzate come condimento per la pasta. I nuovi prodotti che presentiamo saranno sicuramente in tendenza con i nuovi trend di mercato. Quindi siamo molto attenti alle filiere corte. Nella nostra azienda agricola La Molinella coltiviamo i nostri cereali e quest'anno per la prima volta abbiamo coltivato l'avena. Poi seguiamo tutto il trend del proteico e quindi abbiamo avuto l'estensione di gamma del protein, oltre che a sfruttare e utilizzare di più, direi, prodotti di origine italiana. L'azienda sta lavorando su molti settori, quindi il primo organizzativo. Abbiamo deciso comunque di ripartire con tutto un nuovo comunicato marketing, partendo dalla nostra comunicazione e studiando una nuova brand architecture legata alle emozioni, ai colori, per arrivare poi ai prodotti. Il 2022 è stato un anno molto complesso, come lo è stato per tutti. Noi siamo stati colpiti in particolar modo all'inizio, quando è scoppiata la guerra, perché la materia prima che ne utilizziamo è il grano e sappiamo che la guerra ha influenzato molto l'andamento del mercato dei cereali. Quindi l'abbiamo affrontato con tanto impegno per affrontare le crisi prima della materia prima, poi della logistica e successivamente anche dell'aumento dei costi energetici. L'abbiamo affrontato con una nuova organizzazione interna, affrontando il mercato con proposte nuove per dare maggiori spunti e anche qualche novità di prodotto.